Sia lodato Gesù Cristo. Proseguo nel registrare la predica prima della messa anche oggi affinché la possiate sentire meglio. Continuiamo con le messe video trasmesse. Gli ho chiesto ancora questa penitenza, ma cercate di vivere questo tempo di penitenza, di distacco forzato dalla Chiesa. Per ottenere una grazia più grande, che è la grazia di essere decisamente più pronti a vivere con il Signore quando sarete riammessi pienamente ai sacramenti, alla ricezione dei sacramenti, alla confessione, alla comunione. Siamo nella quarta domenica di Pasqua. Il Vangelo inizia a preparare il grande avvenimento dell'Ascensione. Ci vogliono un'altra domenica e poi ci sarà la festa dell'Ascensione. E il Signore Gesù inizia ad annunciare la sua salita al cielo. Dice proprio così: è necessario per voi che io me ne vada. Questo dice ai discepoli: è necessario per voi che io me ne vada. Già iniziare così un discorso, sentire questo detto dal nostro Signore, mette allo scoperto tutto il falso cristianesimo, che circola ormai da troppi decenni. È necessario per voi che io me ne vada. Per come è stato predicato il Vangelo umanizzato, il cristianesimo orizzontale, questa cosa è una cosa insopportabile. Il Signore Gesù dice: è necessario per voi che io me ne vada. Se avessimo fatto nel cristianesimo, avremmo fatto dire a Gesù: è necessario che io sia con voi. Certo che il Signore dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma sparisce dalla vista dei discepoli. È necessario per voi che io me ne vada. Questa cosa smaschera, dicevo, il falso cristianesimo, quello che dice: il Signore viene, Dio è venuto sulla terra con la sua grazia perché io possa vivere bene questa vita, punto. Spiegano così il cristianesimo? Assolutamente no. Questo è un cristianesimo immerso nel naturalismo, che è la grande eresia dei tempi moderni. Tutto è secondo la vita naturale, non esiste più la vita soprannaturale. Invece Gesù ci dice proprio il contrario: è necessario perché che io me ne vada, è necessario per voi che io me ne vada. Già questo ci indica che c'è una vita più grande della vita naturale e della vita soprannaturale. Da che cosa la capiamo? Dal fatto che Gesù, la seconda persona della Santissima Trinità, Dio fatto uomo, non resta qui sulla terra, ma sale al Padre. E questo è necessario per noi. Cioè, per noi è necessario capire che siamo chiamati anche noi alla vita soprannaturale e non solo alla vita naturale. Ripeto, il cristianesimo che riduce tutto alla fede cristiana a un fatto religioso che fa stare umanamente meglio gli uomini, non è il vero cristianesimo. È il cristianesimo naturalista, cioè un'eresia, un'eresia. Guardate, in questi tempi in cui si sentono tanti predicatori in giro parlare, via internet o in televisione, a qualsiasi livello della gerarchia siano, è un disastro. Sembra che la religione ci sia solo per dirti coraggio, speranza, ce la faremo, non abbatterti, guarda più in là. No, 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 no. È necessario per voi che io me ne vada. Cioè, attenti che voi siete chiamati a una vita più grande, che è la vita soprannaturale. E dice il Signore: perché vi ho detto queste cose, vi siete rattristati, ma io vi dico la verità, io vi dico la verità. E che cos'è la verità? È necessario per voi che io me ne vada. Se infatti non me ne andrò, non verrà a voi lo Spirito Santo.
Se invece andrò, ve lo manderò. È l'annuncio del dono dello Spirito, della Pentecoste, che avverrà 10 giorni dopo l'ascensione. Ma attenti, per capire bene che cos'è lo Spirito Santo, perché il cristianesimo immerso nell'eresia naturalista ha naturalizzato anche lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come per i cristiani ammodernati è come un afflato di speranze, di leggerezze in mezzo al peso della vita, ma non è questa cosa qui lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio. E lo capiamo bene che cos'è lo Spirito Santo, come agisce lo Spirito Santo, da quello che Gesù dice proprio in questa pagina di Vangelo che leggiamo nella quarta domenica di Pasqua. E quando verrà lo Spirito Santo, giudicherà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Lo Spirito Santo, che azione fa? Giudicherà. Lo Spirito Santo, quando è donato, quando arriva, opera un giudizio. Altro che il continuo non bisogna giudicare. Certo, noi non giudichiamo perché siamo uomini, ma Dio nello Spirito opera un giudizio. Opera un giudizio. Lo Spirito Santo, quando verrà, giudicherà. Giudicherà il mondo. Chi giudica? Il mondo. Riguardo a che cosa? Lo dice Gesù, riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Allora, stiamo attenti. San Paolo dice proprio, riguardo del giudizio, l'uomo spirituale non è giudicato da nessuno. L'uomo spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da nessuno. Perché uno spirituale può operare un giudizio? Perché non fa che nient'altro che ripetere l'opera dello Spirito, che quando viene lo Spirito Santo opera un giudizio, giudicherà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia, al giudizio. Riguardo al peccato, Gesù chiarisce, è molto chiaro, è quasi catechistico nel suo parlare. Riguardo al peccato. Perché non hanno creduto in me. Allora, che cos'è il peccato nella sostanza? Non credere in Gesù Cristo. Anche qui che disastro oggi. Sembra che i peccati siano altro. Sembra che la fede in Gesù Cristo non sia mai la questione determinante. Tutta la vita si risolve se tu hai vera fede in Gesù Cristo. Tant'è vero che il peccato che è giudicato dallo Spirito quando viene è che il mondo non ha creduto in Gesù Cristo. Ripeto, riguardo al peccato giudicherà, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non hanno creduto in me, dice il Signore Gesù. Quanto alla giustizia, giudicherà riguardo alla giustizia. Che cosa vuol dire? Pensate quanti discorsi sulla giustizia si fanno oggi. No, no, non parla di questo il Signore. Sono cose umane, 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 troppo umane. Dice la giustizia è che io vado al Padre e non mi vedrete più. Qui c'è una poderosa indicazione che la vita che conta è la vita soprannaturale. Che tutto il movimento che deve operarsi nella nostra vita è tornare a Dio Padre, in Gesù Cristo. La giustizia è che Gesù se ne va e non lo vediamo più, perché deve operarsi la giustizia che lui torna al Padre. In questo movimento di ritorno al Padre c'è tutto il cammino cristiano. Perché è venuto il Signore? Perché è sceso sulla terra? Perché si è fatto uomo? Perché è salito al Calvario? E prima di salire al Calvario per morire per noi, perché ha predicato? Perché ha fatto i miracoli? Perché ha scacciato i demoni? Per operare la sua salvezza in noi. Ma che cos'è la sua salvezza in noi? È che noi non ci ancoriamo solo alla vita naturale, ma la nostra vita è elevata alla vita soprannaturale.
in Lui noi torniamo al Padre. Guardate, questo secondo movimento non esiste quasi più nel cristianesimo di oggi. Si dice, oh che grazie, Gesù è venuto sulla terra per non lasciarci soli. Sì, va bene, ma è venuto perché noi possiamo salire con Lui. Tant'è vero che nell'ultimo giorno i nostri corpi risorgeranno, quando ci sarà il giudizio finale, e si riuniranno alla nostra anima, e noi saremo, se saremo ammessi in paradiso, saremo nella gloria, nella gloria. È un'affermazione poderosa della giustizia, cioè della vita soprannaturale. La giustizia è la vita soprannaturale. Pensiamoci quando viviamo troppo ancorati su questa terra. Infangati dentro questa terra. Certo che bisogna affrontare la vita di quaggiù, che è un dono di Dio, ma la vita di quaggiù è fatta perché possiamo veramente nella grazia santificante essere elevati alla vita di Dio, alla vita di Dio. La giustizia, dice Gesù, è che io me ne vada e non mi vedrete più. Riguardo al peccato, riguardo perché non hanno creduto in me, riguardo alla giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio, è il giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. È molto importante che il principe di questo mondo, cioè il demonio, e tutti quelli che con lui lavorano per la distruzione dell'opera di Dio, siano stati già giudicati, perché non è un giudizio che dobbiamo operare noi. Cosa fa l'uomo quando opera, quando si mette al posto di Dio nel giudicare il principe di questo mondo? Attenua il giudizio. Guardate che disastro nella Chiesa modernata. Cercano di distinguere, di accettare, di accogliere. No, il principe di questo mondo è già stato giudicato. È molto importante che la Chiesa con i suoi ministri sia l'eco di questo giudizio già avvenuto. Se una chiesa non ripete il giudizio che è già avvenuto, il giudizio di Dio che è già avvenuto, non fa più il lavoro della chiesa, il lavoro per cui Dio l'ha messa, l'ha posta nel mondo. Dobbiamo tenere in mente e nel cuore questi tre fatti, questi tre aspetti riguardo il peccato, riguardo alla giustizia, riguardo al giudizio. Al peccato, perché non hanno creduto in me, alla giustizia, perché me ne vado e non mi vedrete più, vita soprannaturale, al giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. Che cosa deve fare il cristiano nel mondo? Deve vivere dentro questa azione dello Spirito Santo, di giudizio sul peccato, sulla giustizia e sul giudizio finale. Occorre, che è già operato in Gesù Cristo, occorre non staccarsi da questo. Tutte le azioni nostre che non corrispondono a questo sono fuori dall'opera di Dio e diventano, vengono giudicate come il principe di questo mondo. Sono già giudicate e non produrranno niente, anzi produrranno male. Viviamo in tempi di grande confusione. Di grande confusione perché la confusione ce la mettono, ce la mettono quelli del mondo, ce la mettono tanti nella Chiesa, troppi nella Chiesa. Bisogna stare al Vangelo di Cristo, bisogna stare alla verità eterna. Allora questo richiamo del Vangelo di oggi, di una domenica che può sembrare di passaggio tra le grandi feste pasquali, ma è importantissima. Questa domenica col suo Vangelo può chiarire molto. È necessario che Gesù se ne vada perché ci manderà lo Spirito, ma lo Spirito opera questo giudizio. Il cristiano nel mondo cosa deve fare? Deve accettare questo giudizio, lo fa diventare suo e se ne fa eco. Il cristiano è dentro la Chiesa è madre perché continua quest'opera nello Spirito. Se non continua quest'opera nello Spirito, non fa la Chiesa. Buona domenica, stiamo uniti nella preghiera,
spero sempre più intensa, soprattutto dentro un grande affidamento a Maria Santissima. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.